oggi pensiamo ai microbi come qualcosa di negativo. In realtà dobbiamo pensare che i microrganismi sono i più antichi organismi viventi nel mondo. Hanno delle funzioni benefiche per l'uomo, per l'ecosistema in cui viviamo. È importante conoscere i microbi perché il compito dei ricercatori è quello proprio di trovare delle soluzioni innovative che ci permettono di ridurre gli sprechi, limitare l'uso di pesticidi, di fertilizzanti chimici, migliorare la qualità e la produzione agroalimentare proprio utilizzando microrganismi benefici. I microrganismi possono aiutare a coltivare e a migliorare il cibo, la qualità del cibo, riducendo quindi il consumo dei fertilizzanti chimici. Possono aiutarci a coltivare le piante in suoli aridi e desertici, dove lì le piante non hanno nessuna possibilità di crescere. Quindi questo, ecco, è opera dei microrganismi. E questo è uno degli obiettivi del progetto Simba, che punta a sfruttare i microrganismi per migliorare la qualità delle produzioni agroalimentari. Con i giovani dico, traiamo esempio dai microrganismi. I microrganismi ci insegnano ad essere resilienti, a saperci adattare ai cambiamenti, a superare le avversità, a comunicare tra di noi, a scambiarci le informazioni. Ecco, seguite i vostri sogni, insieme, e andrete lontano.